Allora ragazzi, qui dietro giovedì comporta, quindi metto le cuffie e facciamo carica partita. Carica partita, camera test 17 ragazzi. Stiamo arrivando quasi alla fine e la trama si sta sempre di più mostrando, districando, espletando. Vabbè, la smetto, questo è un let's play serio. No, scherzo, io non potrò mai fare un let's play completamente serio, a meno che non ci siano dei rari casi. E... non voglio neanche fare un let's play veramente serio, però cerco comunque di unire, come avete potuto vedere finora, la trama, le cose serie, cioè serie comunque, alle spiegazioni vere, a cazzeggio e a battute tristi e che non fanno ridere come le mie. Quindi partiamo, questa dovrebbe essere quindi... L'esperimento è quasi finito. Saremo cucinati, saremo bruciati come un bel cubo da compagnia per i quali si fa una eutanasia. Staremo a vedere. Comunque, tipo questa camera c'è tutto, c'è anche la torta, cioè tranne quella, però stavo dicendo in generale, nei pannelli c'è anche la torta. Cosa figa. Allora, dobbiamo arrivare là, quindi vabbè, classica tattica. Io ho sparato lì un portale, perché? Così random, perché me lo sono sentito, in verità basta fare così, poi così e si arriva là sopra. E voilà, però noi stiamo facendo un let's play serio e vogliamo vedere anche i vari segreti. Quindi qui c'è un'altra zona, diciamo, segreta, una zona trama, ecco, chiamiamola così. Queste qua le chiamo story zone, come tipo su FPS Creator, che c'è story zone, win zone. C'è latte e fagioli come al solito. C'è una radio, dovrebbe essere al piano di sopra, se non mi ricordo male. Eccola qua, a metà, giusto. Era a metà fra il piano di sopra e di sotto. Però mi dai fastidio! No, scherzo, molliamola qua. Abbiamo altri schizzi, questa volta non molto significativi, come la torta con una barra sopra, lei che ci guarda, help e basta. Questa volta di trama non c'è troppo, ci sono solamente delle cose che vengono rimarcate. E qua sopra da quel, mi pare di ricordare che non ci sia niente. La mia tesi è confermata. Sì, ok, confermato. Piccolo errore di calcolo, scusate. Non abbiamo perso niente perché il checkpoint è un secondo prima. Siamo qua. Ah, sì, siamo già qua sopra anche, ok. Quindi non ci siamo persi niente. Possiamo quindi andare avanti e arrivare quindi là. E quindi, molto semplice. Voilà, eravamo là. Ora dobbiamo arrivare lì e vabbè, anche qua molto ovvio. Voilà. Ora qui c'è la porta di uscita collegata a quel bottone. Dobbiamo arrivare da quel bottone, quindi usiamo la solita cosa della conservazione del moto e voilà. Ovviamente qua ci servirà un bottone, esatto, però là si può sparare. No, ok. Ovviamente qua ci servirà un bottone, quindi usiamo, cioè quindi c'è un cubo, quindi cerchiamo un cubo. Allora, questa è una parte leggermente complessa. Nel senso che dobbiamo stare attenti a tutte queste torrette che ci potrebbero fare il culo. Allora andiamo a cercare di usare contro di loro le varie sfere di energia, chiamiamole così. Non so il loro vero nome. Sì, comunque mi sa che si chiamano così. E una è andata. Poi andiamo a prendere la prossima. Cazzo, si è un attimo buggato. Smetti di buggarti. Oh, ecco, questa è una fase dove ad esempio io della storia non devo raccontare niente, perché è solo azione. La smetti di buggarti. Oh, ok. Tuttavia possiamo parlare, possiamo disquisire di appunto teorie o cose strane. Quello sì, possiamo piccolo passo in avanti che mi ha quasi fatto uccidere. Quindi possiamo parlare di varie di teorie varie o cose così. Quindi aspettate che mi tolgo anche quest'ultimo. Voilà. Dovremmo avercela fatta. Sì. Quindi ragazzi, spero che quindi la questione del cubo da compagnia, di quelle mille altre cose di cui abbiamo parlato, vi abbia preso molto. Questo cubo da compagnia che viene spacciato come un cubo, ma che in verità, minchia, quando si bugga così è terribile. Questo cubo da compagnia che viene appunto spacciato come... Dobbiamo arrivare là noi. Ok. Vabbè. Ah, ok, là c'è un tasto. Questo cubo da non mi ricordo alla memoria ogni singolo livello. Vogliate scusarmene.
Dunque, aspettiamo il prossimo. Quindi questo cubo da compagnia, appunto, stavo dicendo che vi viene spacciato come un quello che non è un cubo in verità. Cioè, questo cubo da compagnia che viene spacciato, scusate se parlo in modo strano, ma è difficile spiegare mentre faccio gli enigmi. Ecco, questo cosiddetto cubo preso, che viene spacciato come un cubo, ma che secondo noi invece è qualcosa di molto di più. Perché se no GLaDOS avrebbe dovuto utilizzare il termine eutanasia per parlare di un oggetto? Di solito questo termine si usa con gli con gli esseri umani, con le persone. Poi, comunque, in generale, chi è Cell? Vi pongo ora, intanto che non stiamo facendo niente ora di così significativo, vi pongo delle nuove domande, delle nuove questioni. Chi è Cell? Perché lei, Cell, proprio Cell, sta facendo tutta questa roba? Perché lei e non un altro? E soprattutto perché GLaDOS ci odia così tanto, ad esempio, no? Oppure, chi è GLaDOS? A parte, chi è Cell? Perché nella storia, soprattutto nel 2, si potrà vedere una chicca, un easter egg, potremmo dire noi. Si vedrà un easter egg che ci farà capire chi è davvero Cell. O per meglio dire, ci farà anche avere una sorta di... Comunque... scusate, ho sbagliato portale? Sì, ho sbagliato portale. Ci farà avere una... Sono bravo a giocare mentre parlo, vero? Comunque, nel 2, appunto, stavo appunto raccontando, avremo una sorta di easter egg, una sorta di cosa nascostissima, una scritta nascosta nell'enormità di un livello, che ci farà capire chi è Cell, o comunque ci darà una pista, una traccia, su cui fantasticare riguardo a chi è Cell, perché alla fine... Quella che si vede lì fa nascere una ipotesi, un'ipotesi che ha senso, un'ipotesi che ha senso, e poi una volta che ci arriveremo capirete perché. Quindi potreste incominciare a chiedere, quindi, intanto che ora siamo ancora su Portal 1, chi è Cell, o comunque chi è GLaDOS, o ancora meglio, cosa è GLaDOS? È un robot? È semplicemente un robot, o è qualcosa più di un robot? Ecco, questa è una cosa molto, molto utile. Chiedersi cosa sia GLaDOS sembra una cosa stupida, perché dice un robot, chissene. In verità GLaDOS potrebbe anche essere di più, potrebbe anche non esserlo, ma questo gioco che ci abituerà, vedrete, nel corso del tempo a tipo 1000 colpi di scena e 1000 volte cambieremo opinione, 1000 volte cambieremo la nostra idea. Continueremo sempre a pensare che GLaDOS è un robot, o penseremo che GLaDOS può essere un altro? Quindi vi lascio a due ipotesi. 1. GLaDOS è comunque un robot? È solo un robot? 2. GLaDOS è solamente un robot che esegue i comandi di una persona che li fa magari tramite un computer? Noi non lo possiamo ancora dire. I più fantasiosi di voi potrebbero uscirsene anche con altre spiegazioni, con altre teorie, le vorrei sapere qua nei commenti. Quelli che conoscono il gioco non ha senso che la scrivano, quelli che non conoscono il gioco invece ha senso. Voglio vedere che cosa voi pensate sia GLaDOS, ok? E che cosa anche pensate sia Cell? Chi sia Cell? Mettendo a caso sia un robot, perché è un robot Cell? Cosa è? Che tipo di robot è? Nel caso sia una persona, chi è Cell? Perché è lì? Perché sta facendo lei i test e non altri? E poi chi è? Chi cazzo è Cell? Avrà un padre, una madre, delle sorelle, un figlio, una famiglia? Si scoprirà andando avanti nel gioco. In molti al mondo non la sanno sta cosa, perché... dai, su, che sto parlando. Aspetta, avete sentito bene? Lei ci vuole far buttare via la nostra portal gun una volta finita questa camera, essendo appunto la 19 su 19, quindi essendo l'ultima. Siamo serviti ai suoi scopi, ora ci vuole uccidere, come appena
detto lei ci vuole uccidere, ci vuole, ha detto anzi cucinare e poi ci vuole dare una torta. Ve vedremo cosa poi accadrà. Aspettate, ok. Voilà, preso. Ora abbiamo attivato questo qui e voilà. Quindi, ecco, vorrei che vi quindi faceste queste domande, perché anche queste cose più banali, chi è Sel, mettendo caso sia una persona umana, quindi sia un essere umano, sono importanti. Perché moltissimi che hanno giocato a Portal non sanno cosa è Sel, se è un robot o se è un umano, ma non sanno chi è. È figlia di qualcuno? Non è figlia di qualcuno? Molte persone non lo sanno. E questa è una cosa importante. Quindi voglio che ci pensiate e che ci facciate dei pensieri sopra. Poi ovvio saprete tutto, vi dirò tutto. Se non capirete le cose ve le farò capire, vi spiegherò ogni cosa. Ma prima di questo appunto voglio che proviate a avere delle ipotesi voi, ok? Perché sennò sarebbe un po' brutto senza ipotesi arrivare a scoprire qualcosa. Comunque stiamo attenti ora. Siamo arrivati alla torta, ma la torta è una bugia, ovviamente. Addio, vedete? La torta, come c'era già stato detto dall'uomo fuggitivo, è una bugia. Comunque, ora stiamo per essere uccisi qua nel fuoco, ma c'è anche una radio lì, ma abbiamo la possibilità di salvarci. Ovviamente cosa non prevista da GLaDOS, e quindi possiamo fuggire. E allora, cerchiamo di fuggire. Vedete? La sfida dove abbiamo fatto finta di volerti uccidere. Attenzione, perché GLaDOS ci cercherà sempre comunque di fregarci. Ora, dobbiamo arrivare là sopra. Ah, possiamo utilizzare il solito trucco. Voilà, ok. Vedete? Continua a ingozzarci di queste bugie secondo cui ci sarà una festa. Cazzo. E invece sì che ci provo. No, preferisco perdermi la festa. E quindi ragazzi, ora quindi ci stiamo dando alla più completa fuga. E quindi questa parte è importante, perché finalmente dopo tantissimo tempo che Sel è stata qui dentro, chissà anche per quanto è stata sveglia, per quanto è stata dormiente in quella stanza, stiamo fuggendo. GLaDOS non può proprio controllarci, però ci può parlare perché ha altoparlanti ovunque, però non può controllarci, non può attivare trappole o cose varie, però ci può appunto parlare, quindi sta cercando, come vedete, in tutti i modi di farci andare indietro, di farci tornare indietro. Quindi ora cerchiamo comunque di scappare di qua, cercando di fare le cose più furbe possibili. Intanto esploriamo anche un po' questi ambienti. Questi ambienti, come potete vedere, sono gli studi dove a quanto pare degli impiegati umani controllavano i soggetti sottoposti a test. Ma ora non ci sono più umani, c'è solo questa voce, c'è solo GLaDOS. Quindi, che cosa è successo alla Aperture Corporation prima che Sel si svegliasse? E quindi in contemporanea, o magari anche prima o dopo, questo dovete ancora scoprirlo, alla fuga del signor fuggitivo, del dottor fuggitivo, chiamiamolo così, perché qua sono tutti a quanto pare ingegneri, o che, essendo una di quelle corporazioni mega ipergalatticamente scientifiche. Questa tastiera è figa, tra l'altro. Sulle versioni PS3 e Xbox credo che dobbiate anche prendere un achievement per prendere in mano questo oggetto. Però vabbè, non serve ora sapere questa cosa. Poi andiamo ancora in giro. Possiamo osservare altri ambienti non troppo significativi. Comunque, come vedete, non c'è niente di che. In alcune zone ci sono dei piccoli ma inutili easter egg, per cui se vi avvicinate molto a un muro compare uno scarabocchio che si vedeva poco, ma sono scarabocchi non
importanti ai fini della trama. Comunque ve li farò vedere, tranquilli. E siamo arrivati in un'altra area. Ok, ora il dottore, fuggitivo, l'uomo fuggitivo, ci ha consigliato di scappare in alto, di guardare in alto per poter fuggire. Noi ovviamente seguiamo i suoi consigli, perché a quanto ne sappiamo è l'unica persona di cui ci possiamo fidare ora come ora. È l'unica persona che è finita, che era nella nostra barca e che è dovuta scappare. Per quello che ne sappiamo noi è l'unica, quindi dobbiamo fidarci. Ora questo si fa, sono caduto in maniera misera. Se no c'è un pannello che sarebbe molto più semplice la cosa. Voilà. Se no ci potrebbe essere qua sotto, ci potrebbe essere qualcosa, un qualche segreto che non ho trovato al terzo playthrough. No, ok. No, peccato. Dunque, vabbè, dobbiamo andare là e mi sta sfuggendo il modo per arrivarci. Mi sta sul serio sfuggendo il modo. Con un semplice rimbalzo? Sì, con un semplice rimbalzo si può fare, ok. Scusate ragazzi, non me lo ricordo tutto così istantaneo. GLaDOS, cioè, eccolo qua, The Cake is a Lie, segno che l'uomo fuggitivo era passato appunto di qua. Ora, l'unica chance è lanciarsi qui dentro in questo tubo di trasporto oggetti e essere quindi portati dove veniamo risucchiati, diciamo. Wow, ok, siamo caduti in un altro recipiente e... Ok, ragazzi. Ragazzi, non so se riconoscete questa stanza, è la stanza diciamo impossibile, quella dove appunto una delle tante stanze dove eravamo arrivati facendo la solita cosa dei test. Vedremo come riusciremo a scappare da GLaDOS nella prossima parte. Lasciate un mi piace, un commento, diventate fan, solo fa piacere questo, ragazzi. Ciao.